Oggi, dopo 4 anni da quando questo canale è online, penso sia arrivato il momento di raccontarvi la mia storia senza filtri. Voi pensate di conoscere tutto anche da quello che avete visto negli speciali, ma purtroppo in quei casi bisogna essere molto emozionali e non ci si riesce a fermare tanto su quei dettagli che fanno la differenza. Come ho iniziato a correre, ad esempio, perché ho iniziato su YouTube e da dove mi è scattata la scintilla. Le merde, le tantissime merde che ho dovuto mandare giù in tutti questi anni, e vi assicuro sono tantissime, però capirete andando avanti nel video. L'aiuto della mia famiglia e tutto quello che ne è conseguito, insomma, c'è tanta carne al fuoco. Quindi, come se fossimo tra amici a un bar, anzi siete nel mio salotto di casa, ripercorriamo un po' tutto il mio vissuto. Direi di partire da dove più o meno tutto ebbe inizio, cioè la mia adolescenza, senza andare in noiosi dettagli. Dovevo decidere se trasferirmi in un'altra città con mia madre o rimanere a Milano con mio padre, dato che appunto erano divorziati. Sinceramente non me la sono sentita di lasciare un posto al quale ero veramente tanto affezionato e soprattutto ripartire da zero in un altro luogo, quindi rimasi con mio padre. Lato positivo, ovviamente non mi mancava nulla. Lato negativo, essendo un gran lavoratore, non c'era molto spesso a casa, ma era una cosa che non è che mi pesava molto. Non che questo mi creasse particolari problemi, perché in quel periodo ero focalizzato esclusivamente sui motori. Passavamo i pomeriggi a smontare, a rimontare, a cercare di far andare il mio cinquantino il più veloce possibile. E alla fine quel cinquantino è diventato la leggenda di Milano. Si narra che andasse a 130 km orari. È passato tra 70, 80 polini, 80 malossi, 86 top performance, di tutto. Qui vi lascio un video, non fatelo, mi raccomando, ero piccolo e stupido. Con l'età un minimo si matura. Mettavamo a posto la parte ciclistica alle gemelle e poi per la top speed si andava in Giulio Cesare. Contate che adesso, mi cadono le braccia a dirlo, fa parte del comprensorio di City Life, quindi ci sono solo bambini con le mamme, passeggini e monopattini elettrici. Sad story. Oltre a questo, la scuola mi faceva veramente cagare, non per la scuola in sé, ma per le persone che la frequentavano. Per farvi capire, era la classica scuola della Milano Centro, con tutti i bimbi, tutti posati, tutti così, dove arrivava la mamma con le Air Shocks, se non ricordo male si chiamavano così, le scarpe da Nike, quella con le molle, diciamo, che andavano strada di moda, con il Porscino, SUV e via dicendo. Era un ambiente veramente tossico, dove eri figo solo se ti drogavi, solo se facevi il bulletto, insomma, quelle cose veramente fastidiose. Stavo lì dentro solo per puntare al mio 6 streaming sito e poter sfruttare l'accordo che c'era con mio padre. Fai il tuo e puoi andare a correre, altrimenti stai a casa. Nella mia crescita è stato un periodo molto importante, perché prendevo il mio bel aeretto di linea a 12-13 anni con il pass, quello per i minorenni, accompagnato dalla hostess, mi trattavano sempre benissimo, devo dire, e andavo a correre per il team KGT, che esiste ancora oggi, oltretutto sono diventati campioni mondiali europei. Perché a Roma, vi chiederete, con tutti i team che ci sono nel nord Italia? Molto semplice, perché in quel periodo nel team di famiglia, cioè Trident Racing, correva Gianmaria Bruni, che era amico con il capoccia del team KGT, Stefano Tredicine, che saluto. E dato che io ero un bambino rincoglionito e mio padre non è che aveva esperienza del mondo del karting, ci eravamo affidati ai consigli di Bruni per la scelta del team. Il tutto procede in questo modo fino ai 16-17 anni, dove però iniziano ad arrivare nella testa le prime domande esistenziali. Cosa voglio fare da grande? Questi pensieri iniziano a impadronirsi della mia testa e non se ne vanno più. Con l'aggiunta del dubbio, rimango sui kart o vado sulle due ruote? E il motivo anche qui era molto semplice: i soldi. Più vai forte, più la professionalità si alza e più crescono esponenzialmente i costi. Avevo già capito che se non avessi provato l'altra strada, i miei sogni si sarebbero chiusi molto in anticipo rispetto a quanto preventivato. Parliamo di stagioni che passavano dal costare 40-50 mila euro quando era tutto un giochino, fino ad arrivare a 200-250 mila euro se si volevano fare le cose fatte bene, per pensare
ha un futuro, insomma. Detto fatto, complice la passione dopo aver comprato il mio primo cinquantino, che mi ha dato una sensazione di libertà e di gioia incredibile, dopo 2 anni il KTM 125, basta, decisi di iniziare a provare ad andare in pista con le 2 ruote e vedere come me la cavavo. Primo approccio in pista, eh sì, sembra incredibile, ma con Luca Pedersoli, con i suoi corsi. Gli ho piegato una marea di Kajiva Mito, ma è stato il primo mentore, se così possiamo chiamarlo. In quel momento non sapevo nulla del mondo team, corse, gare, piste. Proprio per questo nel primo periodo Pedersoli mi ha aiutato tantissimo. Ha cercato di inserirmi in un team che conosceva. Mentre facevo le prime garettine per capire come funzionava, mi faceva anche fare corsi per imparare sempre più velocemente. E dopo qualche stagione fatta in maniera superficiale per capire come funzionava l'ambiente e per migliorare un minimo le mie capacità, dato che, pensate, ero un ragazzo che girava per strada a caso, attorno ai 18-19 anni, finita la scuola, decido di dedicarmici full time, come un quasi professionista. Ricerca sponsor, allenamento, recupero. Quello che serviva per accorciare il divario da chi quello sport lo faceva da quando era piccolo. Voglio essere sincero e chiaro con voi, come lo sono, penso, sempre stato. In questi primi anni, nonostante l'aiuto di qualche sponsor, era sempre un investimento a perdere. Se andava bene, a fine anno più o meno finivi in pari, ma senza il supporto della famiglia per le spese e tutto il resto, sarebbe stato assolutamente impossibile. Erano stagioni di gare che viaggiavano attorno ai 30-40 mila euro, come i primi anni del kart. Il campionato era quello dell'RSI Cup monomarca Yamaha, che comunque in ogni caso si correva già in circuiti grandi, Misano, Mugello e via dicendo, quindi tanta roba. Per chi corre sa che sono comunque costi non relativamente alti. I casi dove non paghi sono rarissimi. O sei un predestinato che inizi da veramente piccolissimo, una casa motociclistica o un manager visionario ti vede, ti prende, ti paga tutto, scritturando ovviamente un contratto dove poi quando vincerai praticamente gli dovrai dare la metà di quello che guadagni. Oppure, come seconda opzione, nel 99.9% dei casi paghi e investi tu stesso per avere una possibilità che qualcuno ti noti e che poi ti porti su. Nel 2010 partecipai alla mia prima intera stagione di gare sulla 600 nel monomarca Yamaha R6, finendo secondo under 18. 3 anni più tardi, nel 2013 precisamente, fermi, vi prendo una cosa che ho visto lì, me l'ha regalata un fan che era lì presente, foto post pole position. Dicevo, nel 2013 mi ritrovai a lottarmi la pole position e la gara insieme a talenti indiscutibili come Morbidelli, Nocco, Gamarino, con cui corro ancora adesso, e tanti altri. Nel 2015 decisi di fare l'all-in, Coppa del Mondo, Stock 1000 con un team di riferimento. In quegli anni la Stock 1000 era un campionato di un livello stellare, 35 moto, tutte incazzate come delle belve. In pratica erano i migliori 5 piloti superbike di ogni nazione che si raggruppavano, se la lottavano per 1 o 2 posti in superbike. I motivi della scelta erano semplici, oltre ovviamente all'occasione molto ghiotta. Pesavo 82 kg e la 600 iniziava a non andare più. Iniziavo ad avere 24 anni, quindi sei lì nel momento migliore, ma non gliene frega nessuno che non hai un background di mini moto e tutto il resto. A 24 anni già inizi quasi a essere, non dico vecchio, ma più o meno. Tralasciando questo, era il momento di entrare tra i grandi per farsi notare da sponsor e qualche squadra di superbike o altre situazioni, insomma. Quindi andò tutta la grande, direte voi? No. Era il primo anno della Panigale 199 bicilindrica in Stock 1000 con una centralina un po' particolare, la Magneti Marelli, che era una roba incredibile, ma aveva così tanti parametri che o eri capace ad usarla oppure semplicemente ti incasinava di più di quella di serie. Pensate che era il primo anno, quindi ho detto tutto. Come se non bastasse, la moto arrivò finita alla prima gara di Aragon. Proprio, cioè, all'ultimo momento. Abbiamo fatto i primi 3 turni con le carene nere perché, cioè, non dico altro. Mettetevi nei miei panni. Mai provata la moto da gara fino a quel momento. Pronti via, buttato in mezzo a 35 pazzi e piloti fortissimi. Non ero neanche teso perché, cioè, non sapevo cosa aspettarmi. Senza test e senza preparazione l'avevo presa proprio come un
proprio un test appunto. In ogni caso andai a punti subito. E le successive gare furono un crescendo. P8 ad Donington e P7 a Imola, attaccato agli altri. E sarete adesso lì dietro allo schermo a chiedervi, ma non dovevi andare male? Appunto, dopo quella gara lì, si sciolse tutto come neve al sole. La moto non funzionava più, io non avevo assolutamente l'esperienza per gestire certe situazioni e di conseguenza cadevo tirando delle mine allucinanti, con il traction control che un giro andava e l'altro no. I rapporti con il team si incrinarono irrimediabilmente fino ad arrivare alla rottura definitiva a Erez, dove per un problema tecnico nel doppio destra da 190 km all'ora venni sbalzato in aria così violentemente che quando atterrai per terra la tuta si squarciò dall'ascella al bacino. Mi rialzai, vidi tipo qua tutto aperto col sangue che colava, pensavo di essermi veramente fatto non male di più. Mi spaventai veramente tanto e anche mentalmente fu una grandissima botta. Spoiler, la tuta non era danese. Ero a terra in tutti i sensi. La mia famiglia per quella stagione aveva investito tanto e mi sentivo tremendamente in colpa che fosse finita così. Per darvi un'idea, tra sponsor, spese, tutto, per una Coppa del Mondo Stock 1000 così ti partono anche 120-130 mila euro. Come se non bastasse, con tutti i botti che avevo fatto quella stagione mi ero comunque fatto continuamente male. Cioè io correvo, da giovane non te ne frega niente, hai un piede e mezzo rotto, la caviglia che ti fa male, il braccio con la microfrattura, vai. Però a fine anno e soprattutto a 30 anni ne paghi le conseguenze. Ma la cosa che in assoluto mi faceva più male era vedere che il rapporto con mio padre si stava pian piano sgretolando per colpa della mia passione. Quindi ampliava quel male che già sentivo sia fisicamente che mentalmente. Ma non volevo mollare, cioè primo anno ci sta, casini, cose, non sei esperto, fanculo, ci riproviamo. Ovviamente c'era meno budget, quindi cercai di accontentarmi di una sorta di moto da metà classifica. In verità era un salto nel vuoto perché era un team che non esisteva l'anno prima, quindi era stato un po' messo insieme così con una moto che sulla carta non era male. Purtroppo il detto chi più spende meno spende, soprattutto nelle corse, è tremendamente efficace. Mi resi subito conto che il team era sottodimensionato. La moto prendeva dai 15 ai 20 km orari sul dritto e nel complesso era tutto un disastro. Nonostante questo, alla prima gara sul bagnato dove il motore conta meno, più precisamente ad Assen in Olanda, terminai al sesto posto, mio miglior risultato di sempre nella Coppa del Mondo Stock 1000. A quel punto mi incazzai perché ormai era chiaro che stavo solo perdendo tempo. E non è come nel mondiale che hai 20 gare per capire la moto, fare la differenza. Nella Coppa del Mondo Stock 1000 7-8 gare, fine. Quindi, conscio del risultato che avevo fatto, presi e cambiai team. Ovviamente tutto in corsa, senza test, devi cambiare guida da una moto all'altra, un casino. Ma pronti via in Germania, più precisamente a Oschersleben, spero si dica così, centro di nuovo il sesto posto. E per chi mi segue da molto tempo si ricorderà, era quella gara dove nel giro d'onore, perché comunque ero contento dopo tutto sto casino aver centrato una top 6, rischiai di cappottarmi nel giro di rientro ai box. Ma si sa, le cose belle, soprattutto per me, durano pochissimo. Nelle ultime gare esplosero 3 motori di seguito. Era un difetto che quella moto purtroppo aveva in quel periodo che poi hanno messo a posto. Ma tant'è che ho fatto filotto praticamente. Quindi potremmo dire sfiga? Boh, di sicuro potevate misurare lo scazzo dallo schermo dopo l'ennesimo motore esploso. Moto che volavano dietro, che cappottavano a 200 all'ora a un centimetro da me e io... zero fucks given. Meglio la sua carriera. Mamma mia, che rischio! Salvador intanto lì in mezzo, conviene spostarsi. Non me ne fregava niente. Da lì è nata anche il discorso del Like a Sir, perché in quelle situazioni dove tipo terza guerra mondiale, niente, io impassibile. La verità è che ero esasperato. Tirando una riga a fine anno, anche nel 2016 sono state più madonne che soddisfazioni. Iniziai a pensare che forse non era la mia strada. Era il momento di far smettere di spendere soldi alla mia famiglia e soprattutto era il caso di mettere la testa su un qualcosa di
più concreto, mettendo da parte al momento il sogno in un cassetto. Appena finita la stagione, iniziai a fare gavetta in alcune delle attività di mio padre. E per quanto possa essere considerato un salvagente importante aver dietro le spalle il posto fisso di famiglia, per me era una enorme sconfitta personale. Ogni giorno ti viene ricordato che non sei lì per tuoi meriti, ma appunto perché hai il culo parato. E proprio perché sei il figlio del capo, a metà dei tuoi colleghi stai sul cazzo per quel motivo. E all'altra metà parte il lecchinaggio violento. Ogni giorno mi svegliavo e mi ripetevo che non poteva finire così. Dovevo trovare il modo di arrivare al mio sogno da un'altra angolazione, da un'altra porta. Chiamateli segnali, destino, tutto quello che volete. Ma nel momento più di merda, dove ormai dopo qualche mese mi ero rassegnato, il primo spiraglio di luce in fondo al tunnel. Ricevo una chiamata da Pirelli che mi dice: ma abbiamo saputo che ti sei ritirato dalle corse, ti piacerebbe far parte del test team dell'anno prossimo? E che fai? Gli dici di no a Pirelli? Certo che gli dici di sì. Era un bel modo per rimanere in sella e non perdere il ritmo. Il problema è che io volevo correre. E nella mia testa, essendo un pilota in piena attività, in pieno sviluppo, era fondamentale non perdere la facilità nel sorpasso. Insomma, tutti quegli automatismi che puoi solo migliorare di gara in gara. Ma giustamente dalla famiglia, come da accordi, non sarebbe più arrivato nemmeno un euro. Quindi era il momento di arrangiarsi. Come? Me lo chiedevo anch'io. Mi arrovellavo su questa domanda. E posso dirvi che fui costretto a fare una cosa che ancora oggi... Sapete quel fastidio? Ti rimane qua, del quale non vado fiero. Ma la scelta era o quella o a casa. Cosa ho fatto? Ragazzi, ve lo racconto nel prossimo video. Lo so, sono uno stronzo, però... Ero già un mappazzone incredibile, non è che posso farvi un video di 10 ore su tutta la mia vita. Quindi se vi è piaciuto, mi raccomando, non perdete il prossimo, perché andremo al sodo della questione. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video. Hey.